Grazie Presidente. I pesticidi sono destinati a influenzare i processi di base degli organismi viventi e pertanto possono uccidere o controllare gli organismi nocivi come i parassiti. Allo stesso tempo possono provocare effetti negativi indesiderati su organismi non bersaglio, sulla salute umana e sull'ambiente. Nonostante tutti i tentativi fatti per circoscrivere i rischi legati all'impiego di pesticidi e per evitare gli effetti indesiderati, è ancora possibile ritrovare quantitativi in alcuni pesticidi nelle varie matrici ambientali, soprattutto sul suolo e sulle acque. E anche nei prodotti agricoli sono ancora presenti residui superiori ai limiti stabiliti per legge. Inoltre, i limiti sui rifiuti fitosanitari negli alimenti e i relativi controlli a livello europeo e nazionale, come previsto appunto dalle normative vigenti, prendono in esame solo il singolo principio attivo, senza tenere in considerazione l'aspetto del multirisiduo e la valutazione degli effetti sinergici derivanti dalla contemporanea presenza di più principi attivi in uno stesso alimento, anche se ognuna in concentrazione entro i limiti di legge. Particolare preoccupazione, infatti, sono gli interferenti endocrini. Gli esperti degli Stati Uniti dell'Unione Europea hanno approvato i criteri scientifici proposti dalla Commissione Europea nel giugno del 2016 per identificare gli interferenti endocrini presenti nei pesticidi e nei biocidi, cioè le sostanze in grado di interferire con il sistema ormonale e causare patologie anche gravi. Le sostanze attive con proprietà di interferenza endocrina devono essere limitate dall'industria chimica. L'EFSA, infatti, che è l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche, ha pubblicato delle linee guida sulle modalità per individuare queste sostanze con proprietà di interferenza endocrina in pesticidi e biocidi. Il costo, come viene detto anche dal rapporto Cambia la Terra, viene pagato prima di tutto in termini di perdita di biodiversità e di danni agli ecosistemi naturali, un patrimonio in termini di biodiversità che può essere seriamente compromesso dall'impiego appunto di questi pesticidi e fertilizzanti di sintesi che modificano gli equilibri naturali tra microrganismi presenti nel suolo. La sempre maggiore consapevolezza dei consumatori e della società in generale sui prodotti rischi rappresentati dall'impiego dei pesticidi ha recentemente indotto alcuni rivenditori e governi, soprattutto in Europa, a prendere iniziative a sostegno di forme di agricoltura e metodi di gestione dei parassiti che limitano e orientino meglio l'impiego di prodotti fitosanitari. Si pensi ad esempio all'agricoltura biologica. Io vorrei ricordare che in questo ramo del Parlamento è stato approvato 2 mesi fa un'importante legge che il settore aspettava da molto tempo e ora siamo in attesa che venga approvata al Senato affinché diventi legge. Mi auguro appunto che questa legge venga approvata al più presto. Una delle sfide più importanti sarà la prossima programmazione della politica agricola comune in Europa. La proposta del nuovo regolamento di attuazione pone tra gli obiettivi principali lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura. Per tali motivi, in questa mozione impegniamo il Governo con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai regimi ecologici da inserire nei piani strategici nazionali, criteri e iniziative volte a favorire pratiche agricole con effetti positivi per la tutela dell'ambiente e il contrasto ai cambiamenti climatici, prevedendo anche adeguati strumenti per la valorizzazione della promozione dell'agricoltura biologica e per la riduzione della presenza di sostanze chimiche di sintesi negli ecosistemi e in tal modo rispondere anche alla domanda di cibo sano che viene espressa in misura sempre maggiore dai cittadini. Con questa mozione impegniamo il Governo anche a potenziare il sistema di controlli sull'uso corretto dei pesticidi, incrementando anche i controlli sui prodotti agroalimentari che importiamo dai paesi terzi, evitando così prodotti ad alto contenuto di glifosato e tutelando la filiera produttiva italiana garantendo alti standard di qualità. In Italia, i monitoraggi condotti sulle acque superficiali e profonde evidenziano una contaminazione diffusa e cumulata, soprattutto a causa della persistenza di alcune sostanze. Un problema aggiuntivo è costituito dal fatto che queste sostanze, seppur in piccole quantità, si aggiungono ad altri inquinanti, peggiorando la qualità delle nostre acque. L'ISPRA, infatti, ogni anno ricorda che il 60% delle acque di superficie è contaminato appunto da queste sostanze nocive. Ma questo monitoraggio che fa l'ISPRA non avviene in tutte le regioni, in particolare questo monitoraggio non viene effettuato in alcune regioni del centro-sud. Per questo motivo impegniamo il Governo in questa mozione affinché il monitoraggio di livello di contaminazione di pesticidi nelle acque, di cui si occupa appunto ISPRA, sia omogeneo su tutto il territorio nazionale e che tutte le regioni si dotino di un piano per la tutela delle acque al fine di assicurare un alto livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente. Il piano d'azione nazionale per il famoso PAN, per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari attualmente in vigore, evidenzia significative criticità. Occorre
una più attenta individuazione degli obiettivi quantitativi, dei tempi per la riduzione dei rischi e dell'impatto dei pesticidi sulla salute umana e dell'ambiente. Per tale motivo impegniamo il Governo a intraprendere ogni utile iniziativa volta a rivedere e migliorare questo piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, attraverso un processo trasparente, favorendo il coinvolgimento, oltre che delle istituzioni pubbliche e del mondo scientifico, delle associazioni agricole, ambientaliste e dell'agricoltura biologica, dei consumatori e la definizione degli obiettivi quantitativi delle risorse finanziarie, delle misure e dei tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dei pesticidi sulla salute e sull'ambiente, valutando l'impatto sul piano sui sistemi di agricoltura con metodo biologico e agricoltura integrata, in modo da rendere sempre più competitiva la qualità della produzione agricola del nostro Paese. Altra importante revisione del piano, del piano nazionale è il tema sulle distanze minime di sicurezza delle abitazioni dai confini privati delle coltivazioni biologiche, introducendo anche l'obbligo di avvisare i residenti prima di ogni trattamento. Altro tema importante è il quadro sanzionatorio. L'impianto attuale infatti risulta insufficiente. La maggior parte delle penalità trascura le materie relative su informazione e sensibilizzazione, sulla manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze, soprattutto relativamente all'applicazione dei principi generali della lotta biologica e della difesa integrata. È necessario anche promuovere un coordinamento tra le strutture competenti dei ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, del turismo, dell'ambiente e la tutela della salute, al fine di approfondire la relazione tra l'utilizzo dei fitofarmaci e l'impatto su ambiente e salute, nonché garantire appunto la trasparenza e l'accessibilità a indagini e risultati. Altra proposta inserita in questa mozione è quella di porre fine all'assurdo divieto sulle eventuali introduzioni di antagonisti naturali, laddove è necessario. Problema che è stato già oggetto di una mia interrogazione, di una mia interpellanza urgente di qualche mese fa, e quindi io ho coinvolto il governo in questa assurda storia che impedisce di fatto la lotta biologica nel nostro paese. Praticamente è stata recepita male la direttiva Habitat, non abbiamo previsto delle deroghe per appunto prevedere l'introduzione di insetti alieni affinché si possa fare la lotta biologica. Mi auguro che questo problema venga risolto al più presto. A proposito di insetti utili, bisogna fermare al più presto i gravi fenomeni di apicidio. Le nostre api sono le sentinelle della biodiversità e sono fondamentali per la produzione agricola del nostro Paese. In questa mozione, infatti, impegniamo il Governo ad assumere iniziative in relazione ai trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari che sono tossici per le nostre api, al fine di salvaguardare l'azione pronuba non solo durante il periodo di fioritura, ma anche in quello di melata. Presso le competenti sedi europee occorre introdurre un divieto definitivo e non solo parziale e temporaneo dei famosi neocotinoidi e di altri insetticidi sistemici dannosi per le nostre amiche api. Altro caso che affrontiamo, altro tema importante che affrontiamo in questa mozione sono i noti casi, diciamo, delle deroghe che vengono permesse a livello europeo. Sono noti infatti i casi in cui reiterarsi quasi automatico di queste emergenze per le quali si è autorizzata l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario trasforma queste deroghe in una prassi ordinaria. Mi riferisco al regolamento 1107 del 2009. In questa mozione quindi impegniamo il Governo a limitare il più possibile il ricorso alle autorizzazioni in deroga, consentite da questo regolamento, ai soli casi realmente necessari, al fine di garantire che tale possibilità sia utilizzata esclusivamente nella sua più classica accezione di prassi straordinaria e limitata nel tempo. In Europa inoltre occorre migliorare questa armonizzazione della normativa al fine di evitare che questo strumento della deroga diventi una vera e propria prassi. Tra le soluzioni strutturali non possiamo escludere ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione di programmi di ricerca su sistemi produttivi agroalimentari sempre più sostenibili, soprattutto attraverso l'uso di prodotti fitosanitari di origine naturale. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle continuerà sempre a lavorare sulle varie alternative sostenibili per promuovere sgravi fiscali rendendo più appetibile, soprattutto dal punto di vista economico, tali prodotti naturali per i nostri agricoltori, per la loro salute e soprattutto per garantire una filiera più equa, più sana per i nostri consumatori. È necessario sostenere in termini strategici questo modello agricolo invece di continuare a sprecare risorse naturali ed economiche a favorire modelli che sono ormai superati. E per questo occorrono scelte politiche coraggiose in grado di favorire il cambiamento e sostenere la transizione agroecologica.
La votazione di questa mozione è un altro passo in avanti verso questa direzione. Per questo motivo annuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie.